dove c'è il bunker, c'erano i tedeschi che salvaguardavano il mare, la zona del mare, e hanno lasciato queste munizioni dentro, e io da bambino ho pestato talmente quei terreni lì per raccogliere le schegge, le spolette delle bombe, delle granate, bossoli che poi si andavano a vendere per prendere le castagne secche, i lupini. Si prendevano da bambini, si prendevano 2-3 soldi per prendere la zucca, che passava la zucca per la strada, la beppa la chiamavano, passava e diceva zucca calda, oppure brandinelli con il gelato, con le mattonelle. Se no c'era uno che raccoglieva il ferro, che si chiamava Ernest, Marco Orn, raccoglieva il ferro e vendeva anche un po' di frutta, castagne secche, pere, mele, qualche cosa così.